A voi il CD, a voi il caffè se non l'avete ancora preso, la mazza caffè e soprattutto il buon Luciano. E figurarsi. Ma non hai fatto lo shampoo, ma non hai fatto barbiere shampoo. Una dedica particolare ad Aurora. Shampoo. Sempre la solita storia. E perché non hai fatto questa? E perché non hai fatto quella? E perché non hai fatto quella? Che rottura di coglioni, madonna. Sempre, sempre se sto una brutta giornata. Chiuso in casa a pensare. Una vita sprecata. Non c'è niente da fare. Non c'è via di scampo. Quasi, quasi. In effetti c'ho la forfora, in effetti. Una strana giornata. Non si muove una foglia. Ho la testa ovattata. Non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo. E uno shampoo. Uno shampoo. Scende l'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda. Giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca ti va meglio? No, quella lì. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. La mamma enorme, la mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Sono convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. E i migliori sono più cari perché sono anti... No, pidocchi. E schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro, è una dolce cascata che pulisce la persona meschina, battuta e oppressa, una cosa sacra, come la santa messa. Sciacquo. Fine!